Benvenuti a Pillole di Cyber Security, un format di divulgazione sulla sicurezza informatica promosso da HP. In questa prima stagione scopriremo come avviene un attacco di ransomware e come gestirlo. Nella prima puntata, con il professor Ziccardi, vedremo come una mail di phishing entra in azienda, facendo scaturire l'attacco, e come siamo tutti più vulnerabili di quello che pensiamo. Immaginatevi una mattina qualsiasi in una città, un giorno infrasettimanale tra le 6 e le 8 del mattino. Abbiamo i dipendenti delle aziende, i clienti dei negozi, gli studenti che si sono appena alzati e sono a casa, si stanno preparando, sono in commuting, si stanno muovendo in macchina, in coda per arrivare al lavoro, oppure stanno guardando il cellulare sui treni, sugli autobus, sulle metropolitane e hanno lo sguardo fisso sul loro smartphone. Questo è quello che la cyber security definisce un contesto ostile, insicuro. Non sono ancora in azienda dove hanno attorno una rete più protetta, non hanno delle connessioni wifi cifrate o sicure, non hanno dei colleghi a fianco cui domandare in caso di dubbio o anche dei colleghi più esperti oppure il numero dell'assistenza da contattare. Sono soltanto loro e il loro telefono. E da quel telefono ormai controllano tutte le mail, i messaggi, i gruppi WhatsApp, navigano e mescolano senza problemi dati privati e dati di lavoro, il privato e il professionale, le comunicazioni domestiche e l'ambiente lavorativo. Uniscono un flusso di comunicazioni che va tra i gruppi amicali, le considerazioni tra amici e parenti e le mail di lavoro. Il phishing, ossia l'invio di email, di messaggi, di sms, di vocali per truffare le persone, va ovviamente a nozze in un contesto simile di confusione e di commistione tra personale e professionale. Ed è proprio nato per colpire le persone in un quadro di quel tipo, nel momento di maggiore debolezza, quando sono in movimento, quando gli uffici sono ormai chiusi e magari parlare con una persona, anche per un anziano, immaginatevi, diventa impossibile. Il periodo del Covid non ha di certo aiutato, ha diffuso insicurezza, paura, disattenzione, fretta. Tutti arriviamo alla sera stanchi, il lavoro da remoto e in questi ultimi 3 anni questo quadro ha creato ulteriori insicurezze e vulnerabilità. La Human Security è quel settore della sicurezza informatica che analizza proprio la vulnerabilità nell'essere umano, nel cervello dell'uomo, e il phishing è proprio mirato per cercare queste vulnerabilità. L'uomo si fida di antivirus, di firewall, di sistemi sofisticati di protezione, ma oggi i criminali entrano nei sistemi attraverso i comportamenti sbagliati. È molto più semplice colpire il cervello umano che un sistema e una rete sicura, e oggi anche i sistemi e le reti più aggiornate e più sicure diventano vulnerabili se i comportamenti degli utenti li mettono in pericolo. Anche l'antivirus più sofisticato non serve a nulla se attorno non si crea un quadro sicuro di un essere umano preparato. Immaginiamo che in questo contesto arrivi un'email. L'email arriva proprio quella mattina, arriva a 800 dipendenti contemporaneamente. L'attaccante ha trovato e raccolto tutti gli indirizzi dei dipendenti proprio sul sito web della società. Sono tutti lì, belli pronti, a disposizione nella rubrica pubblica, e con uno script li ha acquisiti in pochi minuti e poi ha usato un kit per creare un attacco di phishing e automatizzare l'attacco. La mail in realtà non è particolarmente sofisticata, il testo originario è stato tradotto automaticamente da una mail in altra lingua che già aveva fatto vittime in tutto il mondo. Ci sono anche alcuni errori di sintassi, di ortografia, ma chi ci fa caso sul display del telefonino? E poi obiettivamente abbiamo degli amici che scrivono anche molto peggio di queste mail. Il contenuto però sembra proprio riguardarci, parla di un pacco bloccato, un problema nella spedizione, e noi avevamo proprio fatto un ordine in quei giorni. È bloccato perché abbiamo sbagliato qualcosa nel compilare un modulo. Del resto, chi è che non sta per ricevere un pacco in questi giorni e in questo periodo? E poi il logo e i colori del sito e contenuti nella mail sono proprio quelli degli spedizionieri. E quindi ci chiede l'inserimento delle credenziali e dei nostri dati per sbloccare questa spedizione. E purtroppo, tra tutti i dipendenti dell'azienda, in molti stanno davvero aspettando un pacco e stanno controllando le spedizioni dal cellulare. E allora che cosa fanno? Cliccano e arrivano in quella che sembra proprio la pagina del corriere, gli stessi dati, inseriscono le informazioni per sbloccare il pacco e non succede nulla. Allora arrivano in azienda, ma si rassicurano perché all'email aziendale che hanno inserito è arrivato un secondo messaggio con un altro modulo allegato da stampare, firmare e rispedire
per far completare la consegna. Che cosa c'è di più semplice? Basta cliccare quel documento, aprirlo sul computer aziendale e il problema è risolto. Invece non viene risolto alcun problema, anzi, il danno è fatto. Improvvisamente le icone sulla scrivania si trasformano, diventano dei piccoli quadratini neri con dei teschi e il dipendente non riesce più ad accedere ai dati del computer aziendale e in particolare il ransomware che intanto è entrato inizia a sequestrare tutti i dati dei computer in rete e a cercare anche i backup per cercare di bloccare anche quelli. E il dipendente adesso è in crisi, pensa alle policy, a quelle regole che sono state distribuite e mentre osserva la sua scrivania del computer che cambia e che si trasforma in dati bloccati e si ricorda che le policy dell'azienda erano chiare. Non aprite mai degli allegati sospetti, non comunicate mai le vostre credenziali a terzi. Le credenziali sono il nuovo oro. Sono ricercatissime, c'è un mercato nero delle credenziali, delle password e delle mail. In questo momento di panico al dipendente vengono in mente subito tutti i casi che hanno riguardato la sua regione, gli ospedali in zona, le aziende che ha letto sui quotidiani o di cui ha sentito parlare i telegiornali. E allora osserva quel documento di poche regole che è lì nel suo ufficio da anni di fianco alla sua scrivania e che non ha mai realmente osservato con così tanta attenzione e lo legge con calma ripensando a queste regole. Non aprire mai allegati provenienti da mittenti sconosciuti e lui è la prima cosa che ha fatto. Presta attenzione alla sintassi e all'ortografia nelle mail e lui non ha fatto caso a tutti quegli errori che c'erano in poche righe. Diffida di mail che vanno a toccare le tue credenziali e che ti domandino di fare qualcosa. E lui l'ha fatto. Non cliccare mai su link contenuti nel corpo di email non attese e quel link l'ha portato al sito che gli ha rubato le credenziali. E poi cancella sempre tutte le mail che ti mettono fretta, che dicono che un termine sta scadendo, che ti promettono dei premi o che ti domandano di fare qualcosa con urgenza. Il dipendente pensa, se avessi seguito quelle 5 semplici regole. Però ormai il guai è fatto e lui sa che in molti casi le vittime non denunciano questa situazione, si vergognano, ma lui preferisce correre dal suo dirigente, dal DPO e avviare tutte le verifiche interne e esterne per cercare di mitigare il danno, ma anche per rispettare la legge. E il danno gli sembra già molto grande. Il professor Ziccardi ci ha spiegato come la vulnerabilità umana sia un fattore chiave durante un attacco. Grazie agli strumenti di HP Wall Security è possibile ridurre di molto il rischio che l'utente corre nel momento in cui apre una mail. Ogni messaggio email viene analizzato e i link e gli allegati in esso contenuti vengono aperti in delle bolle di sicurezza, delle macchine virtuali in locale, senza che questo possa scatenare un eventuale attacco verso il computer stesso.